prendere via dall'Assolo atteso appuntamento con i cimenti invernali della provincia di Savona, uno fra i più antichi d'Italia. Tra i 250 intrepidi di questa 52esima edizione, il sanremese Attilio Chiodo di 91 anni, Raffaele Aironi di 90 anni da Genova, Carlos Martinez dal Messico e il piccolo Samuel di soli 3 anni. Un tuffo in tutta sicurezza data la partecipazione dello stesso comandante della Polizia Municipale di Alassio ad una temperatura esterna di oltre 16 gradi e di 13 gradi in acqua. Ad allietare il folto pubblico e incoraggiare i tuffatori anche la banda dei Babbo Natale. Fare il bagnetto in onore del nonno. Benissimo, guarda, è bella calda l'acqua. Non lo so. 90 anni. E quando sono qua sono felicissima. Sto bene, non ho più niente. Comunque è bello, c'è tanta gente, uno spettacolo meraviglioso. Un regalo che la Liguria fa a tutto il mondo. No, abbiamo messo i piedi, però si sta bene, è una bella giornata, c'è sole, è la prima volta che ci proviamo a buttare, sì. Sì, finalmente abbiamo avuto una bella giornata, questa 52esima edizione ha avuto un grandissimo successo con 251 iscritti provenienti da tutta Italia e anche stranieri, e questo vuol dire che ci stanno veramente bene. Siamo soddisfatti per il pubblico, che è veramente molto numeroso, e speriamo di procedere e arrivare fino al 60esimo, che sarà veramente un grosso evento. Abbiamo avuto veramente un pubblico notevole, tutta la passeggiata era piena, non c'era un buco per potersi affacciare sul lungomare ed ammirare questo tuffo, che è stato veramente emozionante. Vedere 251 persone in questo periodo che si tuffano in acqua non credo che sia facile per nessuno. Dottor Canepa, che cosa dice da Alassio per il 2015? Noi lavoreremo per un 2015 sereno e a portata di mano di tutti i cittadini.